Presidente, buonasera, sono Ciro, buonasera. Ciao Ciro. Io mi inchino davanti al suo ottimismo, fermo restando che capisco le necessità relative al bilancio e quindi capisco anche che nel momento in cui si fa avanti il Milan sia anche giusto vendere Salomon. Il suo ottimismo sul fatto che il Brescia sia rinforzato, come dire... Perché allora... Sei fortunato il ritiro, Filippo, quante volte l'hai visto giocare? Mai. E allora adesso è pronto. Mitrovic, che è il più fuori classe che abbiamo, quante volte l'hai visto giocare? Adesso è pronto. Sava, quante volte l'hai visto giocare? Se questi non sono i presupposti per far meglio il ritorno che l'andata, allora vai avanti te, che sei bravo. No. Dopo tu puoi essere pessimista o ottimista, ma questi sono i dati di fatto. La squadra è quella della partenza con più Filipe, Saba e Mitrovic. Abbiamo venduto un giocatore e abbiamo comprato un altro, supponiamo di essere alla pari. Tu sei pessimista, ma noi fai il pessimista. No, allora. Presidente, non è questione di essere pessimista o ottimista, prendo atto cosa del suo ottimismo. Cosa pensavi, che prendessi Maradona? Io ho dico sempre detto no, che... Chi... No, ma non è questione di prendere Maradona o non prenderlo. Dico solo che che Salomon era una certezza ormai. Una era certezza comunque un giocatore che diventerà un grande giocatore, questo sì. Benissimo, su questo possiamo essere d'accordo. Adesso era una grande promessa. Questo Arias... Allora, Salomon era una grande promessa, non una certezza. Io sono convinto che diventerà un grande giocatore e dimostrerà anche subito. Non ho dubbi che sarà così. Quello dove io ho qualche perplessità è sul fatto che abbiamo lasciato partire per ragioni che tutti conosciamo, per cui su quelle non ci entro. Però se ne va Salomon, che aveva evidentemente trovato un'amalgama, che aveva trovato un rendimento di un certo tipo e dava una certa consistenza alla difesa, e arriva questo Arias... che io non conosco, che non se so tu minimamente... non lo conosci, allora domani te lo presento. Non so però minimamente non che giocatore Carlo sia. Se non lo conosci. Prendo atto. Perché, guarda che la società è già un anno che sta dietro a questo giocatore. Non potevamo cessarlo l'anno scorso perché era extracomunitario. Per cui tu mi sei per rompere le palle perché devi rompere le palle. Ma rompile. No, ma non è questione di rompere le palle. Fai l'ultras che va bene. Ma non faccio l'ultras. Fai quello che vuoi. Senti, fammi parlare con qualcun altro, sennò chiudo. Presidente, buonasera, sono Petteno Fabio. Ciao Fabio. Ascolti, viste le sue dichiarazioni, volevo chiedere: dobbiamo aspettarci un Brescia quindi ancora più giovane, quindi con Mitrovic spesso in campo, Saba spesso in campo? Ah no, voi dovete aspettare. Avete capito? Avete visto il giocatore Mitrovic? Che qualità ha, sì o no? Assolutamente sì. Che qualità ha Saba, sì o no? Assolutamente, proprio avete per questo visto dicevo. Qualità Filippo, sì o no? No, e quante partite non l'abbiamo visto Felipe, per cui non... Presidente, noi stiamo analizzando quello che è successo finora. Ci eravamo lasciati con il Brindisi di Natale, mi corregga se sbaglio, lei diceva che quest'anno rispetto a un anno fa c'era l'esigenza di vendere, ma non c'era l'assillo rispetto a qualche tempo fa. Non c'era l'assillo, l'anno scorso l'abbiamo dovuto vendere tutta la squadra, quest'anno basta uno per tirare a campare. Ecco, tirando a campare la situazione finanziaria del Brescia è migliore dell'anno fa, molto migliore. Ciò non toglie che bisogna pagare gli stipendi tutti i mesi e ci vogliono i soldi. Siccome a Brescia nessuno dà una mano, si paga che si può.